Insomma, se c'è il puzzo di tradimento, tanto da percepirlo ancora prima che accada. Quando si rende conto di non essere al centro dell'attenzione del partner, diventa stranamente silenzioso. Come fosse un novello Otello, l'ombra del sospetto può ricadere anche sugli amici più intimi, fino ad allontanarli. Il suo essere taciturno è un chiaro segnale di controllo della collera e attende il momento propizio della flagranza di reato, per scatenarsi in una serie di scenate sempre più violente ed inarrestabili. In seguito, da bravo segno dominante, sapendo di aver perso il controllo del partner, tende a trasformare il rapporto in un dominio, regolato dal ricatto e quindi permeato dalla paura. Sempre che si tratti di una storia per lui irrinunciabile. Pensateci due volte prima di tradire una rete, attenzione, altrimenti si sfodera il muscolo, anche se certamente lui è propenso a farlo, forse prima di voi. Niente di peggio che rubare in casa dell'altro.